Bella a tutti ragazzi, io sono ItalianGaming da 024 ed oggi siamo qui su Multibrawl. Attenzione, io ringrazio appunto i creatori di Multibrawl per aver creato questo gioco bellissimo ed oggi vi farò vedere un po' di Brawler Concept. Però prima vorrei iniziare con un Brawler che è stato messo sotto forma di Brawler, però secondo me dovrebbe essere una skin. Ecco voi Mustard, che secondo me potrebbe essere anche una skin del Brawl Pass, anche se dovrebbero un attimo modificarla perché skin del Brawl Pass, questa non lo so, una skin di Byron, veramente bella. E ci sono queste tre varianti, ecco perché ho detto del Brawl Pass, perché appunto ha tre varianti. E secondo me, raga, può essere veramente bella. La proviamo molto velocemente questa skin, perché è veramente bella. Star Parker dovrebbe funzionare più o meno come... Aspettate. Secondo me però dovrebbe rimanere una skin. Però cambia totalmente. Quindi dicevo che qui è Brawler, però secondo me è skin. Oh, è bello. Abbiamo pure il mod menu. Infinite Super magari. E anche Infinite Budget. E passiamo al prossimo brawler. E come fai a non mettere Zap con tutte queste bellissime skin? C'è praticamente Spike alto ed è un cactus elettrico. Veramente bello. Può essere veramente bello come brawler. Infatti qua lancia delle scosse elettriche. E lancia sì, coppie elettriche. Ecco, con che si fa questo? E sempre un bel brawler. Ah, inoltre vi vorrei far vedere una cosa figa. Posso cambiare la visuale, tipo. Camera, ecco. E quindi prossimo brawler. La prossima è Ursula, che è una stripa, ovviamente non vi farò vedere gadget e spawn, ma attacco e super. Poi vabbè raga, vedere tutti e due i gadget e tutte e due le star power non è che è semplicissimo. Ecco l'attacco principale, fa questo attacco, con la finita di si lancia. Tipo pile ma senza le mine. E con un salto più corto. E raga che dirvi, è un bel brawler. E prossimo brawler. Raga, ovviamente io devo menzionare anche la famiglia di robot, quindi Ragebot, Punchbot, Mossbot e Bossbot. Lasciate stare Voltron. Lui non fa parte di questa categoria, però ehi. Come faccio a non menzionarli, ovviamente? Anche se non usciranno mai perché sono nemici di solito negli eventi del weekend, quindi ecco. Abbiamo Cosmo, che è un mostro cosmico. Allora, quindi adesso lo vediamo molto velocemente. Raga, comunque questi sono veramente dei big concept. Con l'attacco, sì, lancia queste cose, non so cosa siano. Ah, e qua tipo divento... Ah, mi curo. E tipo, questi dovrebbero rallentare i nemici, questi attacchi. Ma potrebbe essere veramente un brawler che potrebbe dare molto. Questo brawler può dare veramente molto, questo puoi mettere un sacco di super insieme, sì. E prossimo brawler. Ok raga, prima abbiamo menzionato Voltron, scusate se non vi faccio vedere la skin di tutti, ma tipo... Aspetta, tipo di Cosmo. Adesso torniamo un attimo a Cosmo. Aveva delle skin, sì. Figata. Vabbè. Ecco qua, c'è un po' di skin di Cosmo. Però, torniamo a Voltron. Che secondo me questo potrebbe essere una skin per Energetic, secondo me. Solamente lui, però sicuramente funzionerà in modo diverso, quindi proviamolo. Voltron, secondo me potrebbe essere una skin di Energetic questa, tranquillamente. Mi caga. Tipo qua. Scosse elettriche che rallentano i nemici. Buono, prossimo brawler. Come prossimo brawler concept abbiamo un leggendario Maya. Con queste due bellissime skin. E
La guardiana della luce, addirittura. Quindi proviamola. Ma che cosa? Cosa? Ah, vabbè. Non è granché. Non è male. Oddio, dipende dalle situazioni. Non è proprio un bel brawler. Io non la userei molto spesso, però. Comunque, è un bel concept. Prossimo brawler. Abbiamo Florence, che è una ragazzina a cui piace molto esplorare. E comunque vi ricordo che questo è l'episodio 1, e che poi ne usciranno anche altri. Quindi proviamo anche Florence, che secondo me può essere veramente soddisfazione, può essere un bel brawler. Ogni tanto un gadget lo usa, oddio, tira una pozione. Ma che è, bombardino? Ma secondo tipo nemici? Non lo so, ragazzi. Forse dovrebbero un attimo modificata, può essere veramente un bel brawler. Cioè, praticamente un misto tra bombardino e... Beh, Sherry? E mo Sherry. Vabbè, sì, se Sherry su questo gioco, però non è proprio così. Vabbè, tra... Cioè, bombardino, Beryl e Sherry. Alto, tutto qui. Prossimo brawler. Allora, ecco qui Homer, che è il fratello di Nova, che dopo andremo a vedere sarà il prossimo brawler, quindi ha queste belle skin. Il dottor Eggman! Oh no! Quello di Sonic. Proviamolo. Proviamolo. Non so. Ma che cavolo! Cosa? Ma che figata! No, raga, sto brawler io lo voglio in game. Sto brawler lo voglio in game. Cioè, prossimo brawler. Ecco a voi Nova, che è la sorella di Homer. Quindi è massa, quindi è segna. Non sono male le skin, però, proviamo. Proviamo. Ah, si rimbalzano pure questi ragazzi. Quindi comunque diverso. Mettimi il colpo di pace. Ah, se porti i nemici. Bel concept, raga. Congratulazioni. Ma chi ha creato questo concept? Anche questo lo vorrei veramente in game. E passiamo all'ultimo brawler. Ovviamente, raga, come faccio a non menzionare i Lord, che praticamente potrebbe essere un ricolor di una skin di Spike, la regina notturna. Vabbè, ma adesso non mi ricordo, ok? Non mi ricordo proprio bene come si chiama la skin, però abbiamo i Lord e Salati Lord, possono essere veramente dei bei ricolor. Vabbè, andiamo a provare, sicuramente funzionerà in modo diverso qua. Qua. Ma che è? Spawno con un bot vicino. Che faccio? Spawno un robottone. E l'attacco. Beh. Oddio, raga, i danni non è che sono proprio belli, eh. Oddio. Però ogni volta che sono solo mi cura. No. Però di bot ne posso spawnare solamente uno, che si ricarica la vita. Ok. Ultimo brawler. E come ultimo brawler abbiamo Hollis, che è praticamente un robot. Queste sono le sue skin. E noi lo proviamo. Metti quel gadget di 6.000, vabbè. Non è male. Io ce l'ho per qua. Tipo. Ah, capito. Quindi io tipo posso spawnare anche qui, però comunque fa danni ai nemici. Il range, oddio, così così. Beh, dai. Spero che questi concept vi siano piaciuti. Io alcuni li voglio in game. Alcuni li voglio in game. Alcuni mi hanno un po' deluso.
quindi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video e ciao!